Ciao e benvenuti in questo splendido stadio. Non potevamo sperare in un tempo migliore per l'incontro di oggi. Solleone, venticello, niente nuvole. Cosa chiedere di più? E allora mettetevi comodi e preparatevi a questo attesissimo match. Ci hanno detto di aspettarci il tutto esaurito e a quanto pare sulle tribune non entrerà nemmeno uno spillo. Speriamo solo che lo spettacolo sia all'altezza della fede dei sostenitori. La tecnologia che caratterizza lo stadio rappresenta perfettamente questa regione della Vestfalia, uno dei poli industriali tedeschi. Luca, 4-4-2, cosa ne pensi? È un modulo perfezionato nell'epoca d'oro del calcio inglese. Non passa davvero mai di moda e ne esistono diverse varianti. Punta tutto, quasi, sul gioco sulle fasce. Per questo si ha bisogno di terzini non solo dotati dal punto di vista fisico, ma anche tecnico. Diamo il via alla partita. De Sena. Spalek. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Martella. E ora deve concludere, riceve, colpisce, che parata, certo non un intervento di Rodin. Una bella parata che risponde a una buona conclusione, bravo l'estremo difensore. Meccariello. Henderson. Gioca una palla lunga. Gioca con un pallone lungo. Il Brescia cerca immediatamente il gol, proiettandosi in avanti con forza. Decide di sfruttare la fascia. Spalek! Cerca il numero. De Sena. Palla al centro. Avrebbe potuto concludere meglio qui. Sì, sicuramente. Il Brescia ha portato tanti uomini in area di rigore. Non sono comunque riusciti a realizzare. Occhio ai tanti centimetri presenti al centro dell'area di rigore. Si fa trovare pronto e allontana il pallone. Ci prova! Aiai, stanno correndo rischi davvero inutili. L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione. L'estremo difensore la calcia lunga. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Alza la palla in profondità verso un compagno. Ajapong cerca il tocco filtrante. Non è stato servito bene qui. Meccariello. Henderson. C'è la palla lunga in avanti. Bell'anticipo, pericolo sventato. Ha tentato l'azione personale. Conoscendolo sono sicuro che cercherà un'occasione per rifarsi. Magari ci riproverà ancora. Palla fuori, il gioco riprenderà con una rimessa. De Sena.
scatta verso il pallone. Perde il duello fisico con l'avversario. Spalek si fa avanti sulla corsia di destra. Rimessa in gioco dunque. Scatta verso il pallone. Mette fuori il pallone. Allarga il gioco a destra. Bel gesto tecnico. De Sena. L'appoggia sulla fascia. La gioca a sinistra. Martella. Spalek. Ha la possibilità di andare verso la porta. Sulla destra. Prova ad andare via con eleganza. Cerca un compagno e l'arbitro assegna un calcio di punizione a seguito del fallo. Non finisce sul referto per il momento, l'arbitro decide di calmarlo con un discorsetto. Il tabellone dice ancora 0-0. Palla dentro di Spalek. Libera al momento giusto. I due giocatori fanno a sportellate. C'è fallo. Non è rigore, fuori area. Beh, qui gli è andata bene, eh? Poteva essere punito con il cartellino. Punizione, manca poco allo scadere, devono approfittarne. Alza lo sguardo per controllare il piazzamento dei compagni. Bel tiro, sono andati vicini al gol. Con la respinta del portiere. Schiaccia il piede sull'acceleratore. Henderson. Ci prova. Conclusione sul fondo. Incredibile, non ha approfittato di questo regalo. Sono finiti i primi 45 minuti, squadre negli spogliatoi, primo tempo intenso e ci auguriamo che il secondo ci possa proporre ancora di più. Entrambe le formazioni a riposo dopo 45 minuti in cui gli attacchi hanno sparato a salve. Non una brutta partita in ogni caso. 0-0 dunque alla fine di questo primo tempo, speriamo che il secondo ci offra qualcosa di più, francamente. Partiti, siamo già nella seconda frazione di gioco. Una delle due compagini ci ha fatto vedere un calcio più frizzante. Il risultato non rispecchia i loro sforzi, ma se giocano come nel primo tempo, credo che porteranno a casa la vittoria. Martella, pallone lungo, in verticale.
vince il duello fisico e fa su il pallone. Il direttore di gara interrompe l'azione, si ripartirà con un calcio da fermo. La butta dentro. Tenta di allontanare il pallone. Credo che questa sia la prima volta che provano ad attaccare per vie centrali. Finora hanno preferito sfruttare le corsie laterali. Zero a zero, speriamo che questa partita si sblocchi presto per il bene dello spettacolo e anche nostro. De Sena. Bella apertura. Allontana il pallone. Spalek. Prova la giocata di Fino. De Sena. Già trascorsa un'ora di gioco. Partita ancora completamente aperta. Allontana il pericolo. De Sena. Allarga il gioco con pallone a sinistra. Ecco il tiro! Gli nega la gioia del gol, che parata! Qui bisogna lodare l'estremo difensore, non si è fatto superare. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Fa sportellate con il suo marcatore. Ha la peggio nello scontro di forza. Difensori incollati a uomo, la manovra offensiva fatica a respirare. Quando riesce a capire chi è in forma e fa arrivare i palloni là davanti, fermarlo significa risolvere la metà dei tuoi problemi. Vediamo se può capitalizzare. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Coda! Coda! La toglie dalla porta! Ha messo alla prova il portiere! Non c'è che dire, il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. Ottimo, Coda! Gol! Non sbaglia! Un gol pesantissimo questo, soprattutto a questo punto della gara. Pazzesco! Il tiro aveva un effetto pazzesco! Non ci ha pensato due volte, ha visto la porta, si è coordinato alla perfezione e ha colpito la palla in maniera perfetta, caricandola di effetto. Una conclusione splendida! Il risultato si sblocca, 1-0. Una rete di vantaggio a questo punto è interessante. Devono scegliere se chiudersi di più o continuare a giocare come se non fosse cambiato nulla. Trova il compagno in ottima posizione. Scodella in avanti. C'è l'opportunità per il contropiede. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Allontana il pallone. Riceve in ottima posizione la bella palla! Un'occasione davvero sprecata. Un'ottima reazione da parte loro dopo il gol subito. Devono continuare così.
palo pronto dalla bandierina. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Martella e conquista la palla. Meccariello. Lucioni. Il Brescia è nei guai fino al collo. Devono buttarsi tutti in avanti, non hanno altra scelta. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Devono cercare di essere più concreti se vogliono recuperare. Può partire il contropiede. Coda. Ecco il tiro. Il portiere dice di no. Che salvataggio da parte del portiere. Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Intervento pregevole. Verso la porta, va in rete e questo gol dà loro ancora maggiore sicurezza. La difesa era ben schierata, ma è riuscito comunque a trovare lo spazio e a insaccare. È un pessimo cliente per qualsiasi difesa, l'ha appena dimostrato. Hanno provato a ostacolarlo in tutti i modi, ma lui si è liberato di prepotenza. Gran gol. Mettono il sigillo sulla loro vittoria. Henderson è l'autore del fallo. Il direttore di gara è stato clemente, ma secondo me gli sta dicendo: questo è l'ultimo, amico mio. Questa è un'altra grandissima parata. Ha avuto grandi riflessi, una parata eccezionale. E l'arbitro chiude qui la partita. E certo, non fa piacere questa sconfitta. Sono sicuro però che l'allenatore saprà analizzarla e magari saprà trovare anche dei segnali confortanti. E invece la tua analisi di questa gara qual è, Luca? L'attacco ha proprio sparato a salve oggi. Non sono riusciti ad aggiustare la mira e quando c'era la mira mancava la potenza. Devono invertire questa tendenza prima che sia troppo tardi. È finito il tempo a nostra disposizione. Un grazie a Luca per...